Zanelli e Celeschi. Dal 1978, Movimento Terra, costruzioni in cemento armato, ristrutturazione e realizzazione di edifici civili e industriali. Può rivolgerti a noi anche per la lavorazione dell'acciaio per strutture in cemento armato, coperture di abitazioni, tetti e solai in legno, ponteggi, bonifica amianto e trasporto autorizzato di materiale da discarica. Ci trovi a Cervara, in via Cant 1B. Zanelli e Celeschi. Qualità e sicurezza, mattone dopo mattone. Il derby va all'Ama che batte 1-0 il Città di Castello e sale a quota 4 in classifica in vetta insieme a BMG Angelane e ACF Foligno. Borgo conferma il 4-3-1-2 di Santa Maria degli Angeli con Mariangeli fra i pali, Carbonaro, Ferri, Cappellacci e Volpi in difesa, Petricci, Bernicchi e Lignani in mediana con Bartoccini alle spalle di Bartolucci e Braccalenti. Sul fronte Castello Armillei risponde con un 4-3-3 con Stefanelli in porta, Dell'Orso, Zanchi, Carnicelli e Caruso nel reparto arretrato, Mattei, Croce e Capezzuto a centrocampo, con Peluso, Valore e Giabbecucci a formare il tridente offensivo. Capitan Peluso prova subito a prendere per mano i suoi. Al 12° chiama Mariangeli alla risposta in angolo. Il portiere Lamarino deve mettere i guantoni anche un minuto dopo su Giabbecucci. Dall'altra parte Lignani invece prova il gol di giornata, ma c'è Zanchi a murarlo. E un minuto dopo è Stefanelli a sbarrare la strada a Braccalenti. Il numero 1 Tifernate risponde presente anche sul destro di Bartolucci al minuto 27, mentre Valori conclude debole al 32° mandando di fatto le squadre all'intervallo sullo 0-0. Nella ripresa il Lama inizia subito con il piede sul gas e dopo 5 minuti Bartolucci trova il gol partita, finalizzando l'azione sull'asse Bartoccini-Braccalenti. 1-0 Lama e esplode il Polchi Laurenzi. Proteste dei biancorossi, ma per l'assistente Innocenzi non c'è fuorigioco. Il Città di Castello non ci sta e Mariangeli blinda subito il risultato. Armillei pesca poi in panchina con Rinaldi e Posada dentro ed è il solito Peluso a rinnovare la sfida con Mariangeli. Metà tempo e proteste da una parte e dall'altra. Inizia Città di Castello al minuto 68 quando il neoentrato Posada finisce giù in area di rigore e l'arbitro Ambrosino di Torre del Greco lascia correre da un'area all'altra e Bartoccini finisce giù con il fischietto campano che anche stavolta fa proseguire. Peluso ha sui piedi la palla dell'1-1, ma stavolta conclude a salve. Quando poi la botta è di quelle che si fanno sentire, c'è ancora Mariangeli a dire no, blindando l'1-0, guadagnandosi così la palma del migliore in campo. Renato Borgo, ci sono partite e partite. Battere il Città di Castello nel derby ha un valore speciale. Beh, obiettivamente se battere il Città di Castello da Castellano Doc penso che sia un'enorme soddisfazione, anche perché obiettivamente dico che la mia squadra il primo tempo ha meritato il vantaggio e il secondo tempo abbiamo un po' sofferto su queste palle lunghe, giustamente, ma il Città di Castello è una squadra ben attrezzata. Ed era normale anche soffrire, però ho visto tanto impegno dei ragazzi, ho visto una gran voglia di portare a casa questi 3 punti e ci siamo riusciti. E dopo 2 giornate il Lama è primo in classifica. Ma dopo 2 giornate il Lama ha 4 punti in classifica, poi adesso domenica abbiamo un'altra partita, andiamo giornata per giornata divertendoci durante la settimana e divertendoci, speriamo, come oggi e come domenica scorsa, la domenica. Antonio Armillei, che cosa ha sbagliato il Città di Castello oggi? Non lo so, è una partita difficile, su un campo difficile, quindi è stata una partita anche abbastanza equilibrata. Siamo partiti meglio noi il primo tempo e poi hanno fatto meglio loro tutto il primo tempo. Poi dopo il gol che abbiamo preso all'inizio del secondo tempo, penso che ci abbiamo provato in tutte le maniere per recuperare il risultato. Quindi che ha sbagliato? Sono partite difficili, sono partite complicate su tutti i campi e l'episodio sposta l'equilibrio. In questo caso l'episodio favorevole l'ha avuto il Lama e ha vinto la partita. Che ruolo può recitare il Città di Castello in questo campionato? No, che ruolo? Noi dobbiamo recitare un ruolo da protagonista e quindi queste partite ci devono servire anche da lezione, perché su certi campi,
magari ci vuole un pizzico di cattiveria in più, un pizzico di determinazione in più, sia nel non prendere gol, sia però anche nell'andarla a fare i gol.